questa volta voglio mostrarvi come si realizza un semplice regalo per San Valentino, ma che potrebbe essere utilizzato anche come bomboniera un po' originale o come segnaposto. Quindi la prima cosa che andiamo a fare in questo caso è andare sul sito Template Maker per andare a prendere un modello di busta. Questa volta voglio farvelo vedere da questo sito, ma vi dico subito che su Krika Design Space ci sono tantissimi modelli di buste anche veramente molto molto belli. Quindi chiudiamo temporaneamente Krika Design Space e andiamo sul sito Template Maker. Eccoci qua, siamo nel sito Template Maker, andiamo a vedere ciò che ci occorre. Come potete notare, in questo sito abbiamo a disposizione molte scatoline, anche semplicissime, non sono elaborate come quelle che si trovano su Krika Design Space, ma in questo caso ci serve veramente una cosa proprio molto molto semplice. Quindi andiamo verso il basso e andiamo a cercare, eccolo qua, il modello di una busta. Andiamo a far clic qua su altre opzioni. Ci si aprirà questa pagina e andiamo a modificare i parametri. In questo caso dobbiamo andare a mettere in centimetri e mettiamo una dimensione di 13,5, mettete il punto, per 8,5. A questo punto tutto il resto lo possiamo lasciare così com'è e facciamo clic su dove c'è scritto formato di file, mettiamo SVG. Vedete che c'è anche Cricut, non vi consiglio in generale di mettere Cricut. Quando prendete dei template da questo sito, selezionate sempre SVG. Facciamo creare la nostra scatolina e andiamo a salvarla, quindi la mettiamo busta te. Facciamo clic sul pulsante salva. Vedete, è stato salvato l'SVG. A questo punto andiamo di nuovo su Krika Design Space. Siamo tornati su Krika Design Space, andiamo a caricare la nostra busta che abbiamo appena elaborato su Template Maker. Quindi andiamo a fare carica immagine, esplora e poi selezioniamo l'SVG che siamo andati appena a creare. Ci dice che i pattern ovviamente non sono supportati, questo è normale. Andiamo a far clic su continua. Questa è l'anteprima, non possiamo fare niente perché quando stiamo incorporando un SVG non possiamo apportare modifiche. Andiamo a fare clic sul pulsante carica. Andiamo adesso a selezionare la nostra busta, facciamo aggiungere le tele ed ecco che la busta, attendiamo un attimo, verrà inserita in area di progettazione. Eccola qua. Allora, vedete che c'è un alert perché se andiamo a vedere le dimensioni sono veramente enormi, mettiamo di circa 15 cm, poi andiamo a mettere la dimensione corretta e adesso qua sotto vedete che c'è questo taglio base che è questo rettangolo. Andiamo su menu funzionamento e facciamo score o piega a seconda della versione che avete a disposizione. A questo punto, allora, separiamo un attimo così possiamo spostare questo livello sopra e riusciamo a vedere bene dove ci sono le linee di cordonatura. Ora raggruppiamo di nuovo perché dovremo andare a ridimensionare. Andiamo a far clic qua sul pulsante forme, andiamo a selezionare un quadrato, eccolo qua. Allora sblocchiamo le proporzioni e lo mettiamo di nuovo di 13,5 per 8,5 che è la dimensione che siamo andati a mettere prima. Quindi a questo punto andiamo a ingrandire e ruotiamo in questo modo cercando di mettere una rotazione praticamente perfetta o quasi e vedete che in questo caso è leggermente ancora, eccolo qua, un pochino così, ecco così. Diciamo che indicativamente, poi la rotazione in questo caso non è ancora perfetta, però diciamo che indicativamente è corretta la dimensione della nostra busta, ecco così ancora un pochino più precisa. Quindi a questo punto andiamo a deselezionare il nostro rettangolo, andiamo sempre a controllare le dimensioni, vedete che è 22x16, quindi ci stiamo appena con le dimensioni di stampa. Andiamo a selezionare adesso questo livello, quindi quello bianco, senza selezionare quello
diciamo delle linee di cordonatura, andiamo su menu funzionamento e poi stampa prima del taglio. Adesso vedete che i bordi non si vedono più perché andremo appunto a fare una busta bianca però stampata. Andiamo a far clic qua sul pulsante carica. Io ho già caricato alcune immagini che mi servivano, prendo questa e faccio aggiungere le tele. Attendiamo un attimo, anche questa immagine è enorme, mettiamo circa 10, poi anche in questo caso andremo a ridimensionare e ruotiamo. Allora possiamo farla più o meno grande, facciamo una cosa di questo genere, cerchiamo di ruotarla solo un pochino meglio, così. Ecco, possiamo fare così e poi ovviamente andarlo a centrare rispetto alle linee di cordonatura. Adesso andiamo a mettere del testo, per esempio scriviamo buongiorno a te. Allora bisognerebbe mettere la E così, però non ce la vede, quindi mettiamo così, in questo modo. Adesso andiamo su font, io vado a mettere un font che si chiama Beauty, ecco qua, vado a selezionarlo ed ecco che mi ha cambiato il tipo di font. Vado anche a modificare il colore, lo metto di colore rosso, così è un pochino più simile alla mia grafica. E allora prima di tutto andiamo a salvare e scriviamo busta buongiorno te e facciamo clic su scatole confezioni, facciamo di nuovo clic su salva. A questo punto occupiamoci della scritta, quindi allora possiamo farla in diversi modi. Siccome andremo ad aggiungerla sulla letta, possiamo anche fare doppio clic qua, per esempio, eccolo, e andiamo a metterlo sotto, quindi buongiorno sopra, te sotto, e mettiamo allineamento centrato, così possiamo fare la scritta un pochino più grande. Eventualmente possiamo anche aumentare un po' lo spazio tra le lettere, vedete voi, a seconda del carattere che state utilizzando. Ora andiamo ad aggiungere un offset. Allora io adesso l'ho impostato a 0,05, che è un offset molto piccolo, è un bordino sotto. Andiamo a fare clic su applica in modo da farlo più simile a questo, anche se comunque è sempre un pelino più spesso. Adesso selezioniamo entrambi, andiamo a ridurre la dimensione e ruotare in questo modo qui, in modo da poterlo posizionare sulla nostra aletta. Allora ingrandiamo un pochino così riusciamo a vedere meglio e ridimensioniamo ancora un po'. Ed ecco qui, anzi facciamo adesso troppo ovviamente non è facilissimo perché è bianco e quindi lo sfondo è bianco, non si vede proprio se stiamo facendo con la massima precisione. Evidentemente potete, eventualmente scusate, potete mettere un rettangolo scuro sotto in modo da evidenziare il bianco. A questo punto andiamo a selezionare qua la nostra scatolina, facciamo separa e deselezioniamo, per meglio dire evitiamo di visualizzare per un attimo la piega, questo livello in cui c'è scritto score, quindi facciamo clic su questo occhietto e andiamo a selezionare praticamente tutto il resto, quindi facciamo così con il mouse, selezioniamo tutto e facciamo unisci livelli. Una volta che i livelli sono stati uniti, a questo punto possiamo visualizzare di nuovo le linee di cordonatura e andarle a posizionare qua sopra in alto. Ora selezioniamo di nuovo tutto e facciamo collega. A questo punto la nostra busta è pronta, però dobbiamo andare a fare diciamo anche la bustina proprio per il tè o eventualmente delle tisane. Andiamo di nuovo a salvare il progetto e questa volta facciamo un rettangolo, quindi un semplicissimo rettangolo, facciamo clic sul pulsante forme, selezioniamo. Io vado a fare un rettangolo, poi vi ricordo che, anzi vi consiglio di prendere bene le misure delle bustine di tè che avete a disposizione, sono quasi tutte uguali, notate, ma non precisissime.
Allora andiamo a far clic qua, sempre sul nostro lucchetto per sbloccare le proporzioni, e mettiamo una larghezza di 7,8 per 14,5 di altezza. Mettiamo di nuovo bianco e mettiamo di nuovo stampa prima del taglio. A questo punto andiamo di nuovo a far clic sul pulsante carica. Io vado a selezionare un'altra immagine, che è questo. Anche questa è enorme, mettiamola di circa 5 cm. Prima di posizionare l'immagine andiamo di nuovo a far clic qua sul pulsante forme, selezioniamo una linea di cordonatura e la mettiamo, allora prima di tutto la ruotiamo così, andiamo qua su ruota e mettiamo 90 gradi e mettiamo una dimensione di 7,8 che è la larghezza del nostro rettangolo. Andiamo a posizionarla più o meno qua, selezioniamo la linea di cordonatura, selezioniamo anche il rettangolo e facciamo allinea, centra verticalmente. Una volta centrato andiamo a posizionare qua, ingrandiamo un pochino, andiamo quindi a posizionare i nostri due gnomi, eventualmente possiamo ingrandire leggermente, e mettiamo questa volta una scritta tipo buongiorno amore, e andiamo di nuovo a cambiare il carattere, quindi metto di nuovo beauty, seleziono, vado a ridimensionare e vado a posizionarlo qua, metto anche in questo caso il colore rosso, però non vado ad aggiungere il bordino. Adesso andiamo a centrarli, quindi facciamo allinea centro orizzontalmente in modo che la scritta sia centrata, e andiamo a fare raggruppa. Poi mi raccomando, ricordatevi di separare tutto prima di fare unisci i livelli. Quindi adesso facciamo duplica. Una volta duplicato dobbiamo fare capovolgi verticalmente e poi capovolgi orizzontalmente, in questo modo qua. Ora andiamo a allinearli entrambi, quindi facciamo allinea e mettiamo di nuovo come prima centro orizzontalmente. Una volta centrato tutto raggruppiamo. A questo punto dobbiamo selezionare appunto il gruppo completo, il rettangolo che abbiamo sotto, e facciamo allinea centro orizzontalmente. In questo modo è tutto perfettamente centrato. Controlliamo solo che sia centrato bene anche dall'alto, e a questo punto facciamo separa, poi separiamo anche questo e separiamo anche questo. Ora dobbiamo andare a prendere tutte, allora, i nostri gnomi, le scritte, anche in questo caso scritta gnomi, e poi il rettangolo sotto, e facciamo unisci i livelli. Una volta uniti i livelli facciamo disponi in fondo per visualizzare di nuovo le linee di cordonatura. Facciamo, adesso mi ha selezionato tutto, selezioniamo questo e poi la linea di cordonatura e facciamo collega. Salviamo. A questo punto dovrebbe essere tutto a posto. Ovviamente andiamo a fare clic sul pulsante crealo per vedere se è veramente così. Quindi andiamo qua, ci sta preparando l'anteprima dei tappetini, eccolo qua. Allora, questa è la prima anteprima, scusate il gioco di parole, ed è la nostra busta, mentre queste sono le bustine che conterranno il tè. Allora, adesso ingrandisco un po' per farvi vedere. Vedete che con questo tipo di scritte chiaramente diciamo che, come vi dicevo prima, quando ci sono per esempio delle R o cose di questo genere, queste parti qui comunque verranno sempre unite, perché prescindendo dal fatto che è proprio il tipo di fonte, poi lavorando sul piccolo succede così. Vedete che anche qua, nonostante che la scritta sia un po' più grande, accade, perché è proprio il tipo di font. A questo punto andiamo a stampare, quindi facciamo
clic sul pulsante continua, possiamo fare invia alla stampante. Ovviamente andiamo a selezionare la nostra stampante. Vi consiglio sempre o quasi sempre di aggiungere la smarginatura appunto mandiamo in stampa. Poi questa parte qui, quindi la busta, potete farla su un cartoncino non eccessivamente spesso, però quindi 180-200 grammi, mentre questa parte qui potete farlo anche su carta intorno agli 80-100 grammi, ecco, non più spessa, perché come ben sapete anche proprio le bustine di tè comunque utilizzano carta sottile. Quindi a questo punto andiamo a stampare, a tagliare, e vi faccio vedere l'assemblaggio. Ecco qua, abbiamo stampato la nostra busta che adesso andremo a chiudere, e poi le nostre etichette per il tè. Allora vi dico subito che io ovviamente adesso vi ho dato delle misure, però ci sono tanti, anche se di poco, ma ci sono comunque diverse differenze tra una marca e l'altra. E soprattutto attenzione, anche se avete un progetto già pronto, ogni volta che ne riacquistate nuove controllate nuovamente le misure, perché ho notato che spesso le cambiano, anche se di pochi millimetri, comunque cambiano le misure, non dico da un lotto all'altro, però magari ogni 3-4 mesi rinnovano qualcosa e le misure sono diverse. Quindi vi consiglio anche, appunto, se avete già fatto determinati progetti e poi magari li rifate per un altro cliente, di riprendere le misure ogni volta, altrimenti magari sprecate materiale, ne tagliate tante e poi vi accorgete che non è la misura corretta. Allora, la prima cosa che andiamo a fare è quella di incollare, quindi assemblare appunto la busta che conterrà il nostro tè. Quindi dove ci sono le linee di cordonatura, come sempre, andiamo a eseguire le pieghe. Quindi facciamolo qua, poi da quest'altra parte così. Ecco. Allora, come vi dicevo, vi consiglio di non utilizzare cartoncini troppo spessi. Questo qua è un cartoncino a 200 grammi e comunque proprio già al limite, e consigliabile di utilizzarne appunto un 180 grammi, ecco, penso che sia l'ideale. Facciamo anche l'ultima aletta da questa parte, ecco qui. A questo punto, allora, vedete che la nostra bustina è così, quindi una classica busta normale da lettera, poi andrebbe chiusa qua. Quindi cosa dobbiamo fare? Con un po' di colla caldo, in questo caso potete utilizzare tranquillamente la colla caldo o la vinilica, ovviamente. Comunque andiamo a mettere sempre un piccolissimo strato di colla così, e poi premiamo. Attenzione, la colla caldo, quando incollate la carta, deve essere caldissima. Utilizzate candelotti che hanno una colla caldo che si scioglie bene, e anche poi ovviamente in base alla vostra pistola a caldo, chiaramente. Facciamo la stessa cosa anche di qua. Ecco fatto. A questo punto occupiamoci delle bustine di tè. Allora, io adesso ho preso queste, cioè ho preso diverse, anche queste qui sono le misure che utilizzo in realtà per quelle del tè, non per queste qua, però comunque vi faccio vedere ugualmente il procedimento. Allora, abbiamo la nostra carta con la linea di cordonatura anche in questo caso, quindi facciamo così, pieghiamo semplicemente, poi andiamo a inserire la bustina di tè qui. Vedete che io l'ho fatta proprio giusta giusta, potete farla anche un pochino più alta ovviamente se preferite, e andiamo a prendere questa sigillatrice, che l'avete già vista in altri tutorial, quindi non vi rispiego tutto. Andiamo adesso a fare una cosa di questo genere, anzi vi dico subito, ve lo dico già prima, in questo caso non andrà a incollare, perché ve l'ho fatto vedere per esempio nel tutorial dei biscotti monoporzione. Chiaramente i biscotti monoporzione hanno dentro una, come dire, un involucro che è in plastica. Adesso stiamo lavorando con due involucri in carta, quindi non attaccherà, è giusto per una questione estetica. Quindi andiamo a fare così, quindi possiamo anche tenerla un po' meno, ecco, rispetto a quando facevamo i biscotti monoporzione. Quindi facciamo una cosa di questo genere, e poi qua potete farlo ovviamente più o meno spessa, ok?
chiaramente. Adesso è caduta la quella sotto, ma non è un problema. Quindi facciamola bene anche verso l'alto. Ecco qui. Allora, una volta fatte le righette, vedete, io non ne ho fatte, non so se lo vedete, non ne ho fatte tantissime, potete farle anche un pochino più in là. Comunque andiamo adesso a chiudere in questo modo. Non so se riuscite a vederlo, quando andate a usare questa pressa mentre c'è dentro la carta, fa una sorta di taglietto. In questo taglietto qua poi potete andare a fare con le forbici voi un altro taglietto, nel senso che con la nostra sigillatrice evidenziamo questo taglietto. Non so se riuscite a vederlo perché è veramente piccolino, vedete che c'è questo taglietto che è uguale identico ovviamente a quello che c'è sotto, che è questo. Lo tolgo un attimo, vedete che c'è un taglietto qua. Allora, in pratica si evidenzia benissimo, in modo perfetto, questo taglietto, quindi se volete potete voi con un paio di forbici far vedere appunto questo taglietto. Comunque vedete voi cosa preferite fare. Allora, a questo punto dobbiamo andare, ma con molta, anzi moltissima attenzione, dobbiamo andare a utilizzare sempre la colla caldo, ma attenzione perché ovviamente sono alimenti, quindi la colla caldo non la dovete mettere dove c'è la bustina. Io appositamente l'ho fatta leggermente più grande, la dovete mettere dove ci sono appunto queste due righette. Anche qua una cosa proprio super sottile, e fate una cosa di questo genere. Ora facciamo la stessa cosa anche dalla parte opposta, quindi sempre con la caldo qui, ma non toccate mai la bustina, che ovviamente non è il massimo, altrimenti a questo punto andiamo a fare solo più la parte superiore. Quindi andiamo sempre con la nostra sigillatrice a fare la stessa cosa che abbiamo fatto prima, premiamo bene, ecco qui. E a questo punto, allora qua dobbiamo fare ancora una piccola parte qui, e anche in questo caso andremo a mettere sempre la colla caldo, sempre con molta attenzione. Chiaramente questa è la parte più difficile, quella superiore. In realtà un pochino, vedete qua, già incollato perché ovviamente c'era la colla a caldo. Comunque andiamo a mettere, come abbiamo fatto prima, sempre una piccola quantità di colla a caldo. Ecco, ne basta veramente poca perché non c'è bisogno che la mettiate ovunque. Ed ecco qui, guardate quanto è carina la nostra bustina personalizzata. Io adesso ho scritto buongiorno amore, ma voi potete scrivere. Potete anche fare delle bustine con non solo una frase personalizzata, però magari fate più bustine, ognuna con una frase diversa, una frase d'amore, oppure potete mettere il nome, insomma potete fare tante varianti possibili. A questo punto andiamo a fare la stessa cosa anche dall'altra parte. Ed eccole qua, sono andata a fare due bustine. Allora, questa è la parte davanti e questa è la parte dietro, quindi ricordatevi sempre di fare capovolgi orizzontalmente e capovolgi verticalmente. A questo punto andiamo a inserire le due bustine qui all'interno, quindi mettiamo una qua e un'altra qui, in modo che siano leggermente sovrapposte, e poi chiudiamo la nostra bustina. Anche in questo caso andiamo a mettere un pochinino di colla caldo, quindi facciamo una cosa di questo genere, chiudiamo, e poi se vogliamo chiuderla ancora, allora mettiamone solo un altro po', e poi se vogliamo chiuderla in modo che sia ancora più carina, possiamo andare a mettere per esempio una cosina di questo genere, quindi tipo un fiorellino, ma va bene anche un cuoricino. Io adesso avevo questo a portata di mano. Allora, questi qua vi faccio subito vedere che sono quelli con il biadesivo, ma in genere io tolgo il biadesivo, quindi faccio così, ecco, e vado a mettere la colla a caldo, così non fa uno spessore eccessivo. Ed ecco,
qua, ovviamente dobbiamo attendere solo un attimo che si asciughi. Comunque vedete come è carina adesso la nostra letterina, qui ho scritto solo love, ma come sempre possiamo personalizzarlo appunto con frasi, con nomi o qualsiasi cosa di questo genere. E qua la nostra bustina è chiusa così, quindi è un regalo anche questo, secondo me è simpatico, semplice da fare, ma vi ripeto, si utilizzano anche tanto come bomboniere, quindi potete fare anche una bustina più piccola, monoporzione, quindi non metterne due, oppure potete sempre farne due e ripeto, può essere una bomboniera magari mettendo qua un fiocchetto, insomma ovviamente scegliete voi anche in base allo stile del matrimonio. Ma possono essere bomboniere un po' per tutto, quindi per matrimoni, per battesimi, qualsiasi cosa, oppure ripeto possono essere dei segni a posto, però in questo caso vi consiglio di farne uno solo. A questo punto il tutorial è terminato, vi ricordo come sempre che potete trovarne tanti altri sul sito mycricut.it, che potete iscrivervi al gruppo Facebook Cricut e Silhouette Italia.